Attesa movimentata per le sedute dell'Assemblea regionale, due consiglieri cambiano casacca. Focus sui temi sanitari nella prima seduta, sì, unanime alla riforma dell'emergenza-urgenza. Una casa toscana dell'innovazione nella Silicon Valley, a dicembre arrivano le prime 20 aziende dalla nostra regione. Dopo la pausa estiva, le sedute del Consiglio regionale della Toscana riprendono con due cambi di casacca che movimentano l'assetto politico dell'Assemblea di Palazzo del Pegaso. Il più significativo è sicuramente il passaggio di Maurizio Sguanci da Italia Viva a Forza Italia, con conseguente trasloco del consigliere regionale, già ex PD, dai banchi della maggioranza a quelli dell'opposizione. Io credo che a fronte di fatti oggettivi, di quello che è, diciamo, l'indirizzo, ci sia molta meno distanza tra Italia Viva e Forza Italia che non tra Italia Viva e Partito Democratico. Quando si viene via da un partito non c'è mai solo una ragione, le ragioni sono molteplici. Vorrei dire che io ho questo primato, che sono il primo nella storia del Consiglio regionale toscano a passare la maggioranza all'opposizione. Questo dovrebbe dirla lunga. Io peraltro non ho ricevuto nessuna rassicurazione dal presidente Tajani, nessuna offerta. È una responsabilità che mi sono assunto e della quale mi assumo appunto tutte le responsabilità. Io le cose che dicevo quando ero nel PD le ho dette in Italia Viva, le dico adesso in Forza Italia. Io non porto Maurizio dovunque vada. Lo scossone all'interno della maggioranza arriva proprio nel giorno della conferma di Stefano Scaramelli alla vicepresidenza del Consiglio regionale, grazie al voto compatto di tutto il PD. Sì, un'elezione non banale né scontata, essere eletto per 3 volte in 3 anni, rieletto sempre vicepresidente del Consiglio regionale, per me che rappresenta una forza politica come Italia Viva, che in questo momento sto rappresentando da solo in Consiglio regionale della Toscana, è un motivo di soddisfazione, ovviamente di orgoglio. Quindi una elezione complessa che ha portato però a consolidare un'intesa politica e a riconoscere anche un lavoro svolto, delle quali onestamente ho ringraziato pubblicamente le colleghe e i colleghi ovviamente della maggioranza per la fiducia accordata. Le fila di Italia Viva dunque si dimezzano, con Scaramelli unico esponente del partito di Renzi in Consiglio regionale. Al contrario, si allarga la squadra di Fratelli d'Italia grazie al passaggio di Elisa Tozzi dal gruppo misto al partito di Giorgia Meloni. Tozzi, lo ricordiamo, era stata eletta nelle liste della Lega. Oggi il percorso che scelgo è quello di Fratelli d'Italia, un partito che ha dimostrato di poter essere, diciamo, espressione anche di un mondo che si apre verso vari aspetti, un'apertura al mondo moderato, un'apertura a quello che è il progetto conservatore in vista delle elezioni europee. La riconferma del vicepresidente Scaramelli avvenuta in quest'aula diciamo, smentisce un po' anche quello che poteva essere qualsiasi speculazione che vedesse una crisi di questa maggioranza. È chiaro che noi come centrodestra non dobbiamo pensare a un governo della regione, quindi a un cambio di governo regionale valutando le spaccature degli altri. Dobbiamo sicuramente prepararci ad affrontare la sfida del 2025 con un programma serio. Io credo che dobbiamo cercare veramente di apparire noi come classe dirigente credibile per i toscani, impegnandoci fin da ora in questo finale di consigliatura che però richiederà davvero molto impegno. Sanità protagonista del dibattito alla ripresa dei lavori del Consiglio regionale, che questa settimana ha approvato 2 risoluzioni, entrambe all'unanimità. La prima riguarda la riforma del sistema dell'emergenza-urgenza e impegna la Giunta a garantire attraverso le ASL la massima condivisione con le associazioni di volontariato. Il modello è un modello che si incentra sulla presenza di automediche in tutta la regione, questo è ben chiarito dalla delibera regionale. Dall'incontro dell'associazione di volontariato è venuto fuori la necessità A, che vengono coinvolte più in maniera più forte da tutte le aziende sanitarie e le associazioni di volontariato quando sono nella fase di progettazione dell'emergenza-urgenza. B, lo snellimento di alcuni oneri burocratici che sono stati, e la creazione a livello regionale in assessorato di una struttura, un dipartimento o una forma similare che possa essere il punto organizzativo che crea omogeneità su tutto il territorio regionale. E infine il dato dei costi,
di aggiornare l'intesa dell'agosto 2022, tra l'altro in aula il Presidente ha risposto subito, essendo presente, chiarendo come su tutti questi punti c'è un lavoro preciso della Giunta e anche sul dato economico è in corso una trattativa con l'associazione volontariato che si chiuderà a giorni e che vedrà un rispetto di questi indirizzi. Grazie al lavoro in Commissione Sanità, il percorso di riforma è stato condiviso anche dall'opposizione. Siamo soddisfatti e ci auguriamo che adesso l'assessorato competente porti a compimento quelle che sono appunto le richieste della PRIS, che i rimborsi vengano portati dagli attuali 110.000 euro a ambulanza a 240, che ci sia un unico interlocutore nella regione toscana come avviene in altre regioni e che si stimoli appunto i giovani attraverso azioni di promozione ad avvicinarsi a questo mondo che è veramente basato sul volontariato. La sanità pubblica senza il volontariato a questo punto collasserebbe, per cui credo che il volontariato ha lanciato dei gridi di allarme importanti. Questi gridi di allarme devono essere recepiti. Credo che con questa proposta di risoluzione in qualche modo qualche cosa è stato fatto, tanto è vero che le audizioni eseguite in commissione hanno sentito i principali stakeholder e conseguentemente credo che siano state recepite nella proposta di risoluzione le loro richieste. L'altra risoluzione riguarda il servizio di trasporto dei soggetti con fragilità socio-economica e chiede di incrementare l'attenzione riservata ai pazienti affetti da patologie oncologiche. Noi con questo atto diciamo che vanno allargate le maglie e soprattutto poi nella fase conclusiva che vedrà i comuni attraverso le società della salute o le zone di stretto come soggetti che riorganizzeranno tutti i bisogni legati al trasporto sociale dei nostri cittadini, la necessità di arrivare velocemente a quel momento con risorse nuove, aggiuntive per gli enti locali e con delle linee guida che rechino un livello di omogeneità su tutto il territorio della nostra regione. Anche in questo caso il risultato è stato raggiunto dopo l'accoglimento in Commissione Sanità di alcune proposte dell'opposizione. Noi abbiamo chiesto una mozione ormai diversi mesi fa che la Giunta modificasse una scelta per certi versi scellerata, ovvero quella di introdurre, dopo che fino a ottobre 2022 il trasporto sanitario in questa regione era sostanzialmente gratuita, invece dei criteri molto stringenti, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista procedimentale, addirittura si doveva certificare la mancanza del trasporto pubblico. La Giunta ha varato una sperimentazione che nei primi mesi ci ha dato ragione, cioè ha dimostrato che erano pochissime le famiglie che riuscivano ad accedere al nuovo sistema e quindi c'è stato un accordo che si è trasformato in un documento unitario che oggi abbiamo votato e che rispetto a un ulteriore periodo di sperimentazione chiede di fare chiarezza non soltanto sui numeri, sulla qualità del servizio, ma anche sui soldi che eventualmente le zone di distretto e le società della salute dovranno mettere in campo per far fronte al trasporto di queste persone. Possiamo ritenerci soddisfatti perché sono stati accolti dei nostri emendamenti in commissione e quindi è stato fatto un lavoro collegiale. Ora vedremo, ci saranno degli step di verifica di quanto è stato fatto e detto. Certo è che al di là del problema economico e quindi di andare incontro a coloro che in qualche modo hanno difficoltà economiche, gli oncologici è ovvio che devono avere una priorità al di là di quella che è la loro situazione economica. Le start-up e le imprese innovative toscane adesso hanno un punto di riferimento nella Silicon Valley, la patria dell'high-tech. È Casa Toscana, l'outpost desk finanziato dal Consiglio regionale con un investimento da 130.000 euro per creare occasioni di collaborazione e crescita tra le aziende toscane e l'epicentro dell'industria tecnologica. Sono davvero orgoglioso di potervi comunicare che da oggi la Toscana è la prima regione ad aprire un outpost a San Francisco, un luogo in cui le ragazze e ragazzi che hanno creato una nuova impresa o le piccole e medie imprese toscane potranno avere uno spazio di accelerazione, un luogo in cui cercare nuovi mercati,
un luogo in cui cercare nuovi investitori. Noi sappiamo tutti che la Toscana è terra di arte, terra di storia, di cultura, di bellezza, ma è anche terra di ingegno. E con questa iniziativa vogliamo lanciare un messaggio di speranza a chi investe sul futuro. Noi siamo al vostro fianco e faremo di tutto perché possiate cogliere le più grandi opportunità dei mercati di tutto il mondo. Un'attività, quella di Casa Toscana, che inizierà entro la fine dell'anno. A dicembre è previsto infatti l'arrivo a San Francisco delle prime 20 aziende dalla nostra regione. Sapremo coniugare le eccellenze storiche della Toscana con la necessità di saperle promuovere in forma moderna e con gli strumenti e le risorse adeguate. E questo è un gran bel passo in direzione dei cittadini e delle imprese della nostra Toscana. Questa è un'opportunità, un dovere che lo facciamo come istituzioni. Già a dicembre le prime 20 aziende toscane saranno presenti a San Francisco, si replicherà il tutto nel 2024. Intanto a noi il compito è di creare queste condizioni, mettere insieme l'operazione, creare il lab e rendere tutto pronto. La Toscana è stata la prima regione italiana a cogliere l'occasione lanciata con Innovit dal Ministero della Cooperazione Internazionale. Siamo contentissimi di accogliere oggi ad Innovit l'apertura di Casa Toscana, di questo outpost della regione, una regione importantissima all'interno del, diciamo, del panorama di innovazione e di cultura del nostro paese negli Stati Uniti. Vediamo tantissime opportunità di collaborare qui ad Innovit nei prossimi mesi. Questo è un primo passo e speriamo che altre regioni poi seguiranno in futuro. Vediamo opportunità sul mondo dell'attrazione investimenti. Tantissime aziende sono interessate a cluster tecnologici, pensiamo al biotech, pensiamo alla robotica e tantissimi altri, ma pensiamo anche e soprattutto ai nostri giovani imprenditori e imprenditrici in Toscana che stanno sviluppando tantissime nuove tecnologie e start-up che possano partecipare ai nostri programmi di accelerazione divenuti ora un punto di riferimento qui in Silicon Valley per la comunità italiana. Innovit è promosso dalla Direzione Generale Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Washington e con il Consolato Generale a San Francisco ed è gestito con il sostegno di ICE, Agenzia per la Promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese Italiane e dell'Istituto Italiano di Cultura di San Francisco. Innovit è un progetto del governo italiano che mira a stabilire un ponte a lungo termine di collaborazione tra l'ecosistema italiano per l'innovazione e l'ecosistema di San Francisco per l'innovazione. L'obiettivo è quello di favorire l'emergere della migliore innovazione italiana e di portarla qui a San Francisco per essere presentata a potenziali investitori e partner che li possano aiutare a crescere. Con l'Innovation Outpost di Regione Toscana oggi in Silicon Valley esiste un punto di arrivo, una casa toscana che favorisce la connessione delle imprese, delle PMI innovative, delle start-up e che valorizza la presenza e l'eccellenza toscana nel mondo. Per questa edizione è tutto, potete seguire le attività del Consiglio regionale e le dirette delle sedute consultando i link alla pagina www.consiglio.regione.toscana.it.